Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. E passa già una moto. Oggi raga, siamo qui per aprire insieme un pacchetto di cui raga sono troppo contenta. Di cosa sto parlando? Sto parlando di questo pacchetto. Questo pacco me lo manda Tukiki, che è un'azienda plastic free, e quindi già capirete il mio entusiasmo, che produce prodotti solidi, plastic free appunto, insomma prodotti che vogliono bene all'ambiente per la cura del proprio corpo. Mi hanno chiesto di collaborare e raga voi sapete ormai benissimo che quando si tratta di prodotti ecologici, plastic free, insomma cose che fanno bene all'ambiente, io sono sempre contentissima di accettare queste collaborazioni. Quindi mi hanno mandato questo pacchettino pieno di cose che adesso vedremo insieme una ad una. Inizio col dirvi che anche tutto l'imballaggio, la scatola, lo scotch eccetera, sono tutte cose riciclabili. Infatti sia il packaging dei prodotti che andremo a vedere dopo, che appunto la scatola che è stata utilizzata per mandarmi queste cose, sono riciclabili, fatti di carta riciclata e scarti di lavoro agroalimentare, nel loro caso utilizzano il mais. Infatti anche questa parte qui, dove solitamente c'è il foglietto con l'indirizzo eccetera che io ho tolto per privacy, non è plastica, e qui infatti possiamo notare la scritta che ci indica che è fatto di carta, che è plastic free ed è riciclabile. Questa cosa veramente mi fa molto piacere, perché magari a volte compriamo dei prodotti plastic free però magari il modo in cui vengono spediti non è un modo plastic free, non etico. Quindi già solo per questa cosa 100 punti in loro favore. Ma andiamo ad aprirlo. Tan 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 tan. Tan, tan, tan. Raga, ci sono veramente un sacco di belle cosine. Inizio a dirvi che il brand è italiano. La loro idea è nata circa un annetto fa. Si sono impegnati per realizzare questo loro sogno, perché appunto non potevano stare a guardare mentre il mondo si distruggeva per via della plastica monouso, e hanno deciso di fare qualcosa. Andiamo a vedere che cosa mi hanno mandato. La prima cosa che pesco è uno shampoo solido. Per chi non conoscesse i prodotti solidi, sappiate che io li utilizzo ormai da un bel po' di tempo e non tornerò mai più indietro. Ma perché si dovrebbe scegliere un prodotto solido? Perché la situazione della plastica riguarda appunto la plastica monouso, usa e getta, quindi insomma anche tutti quei flaconi che noi utilizziamo per appunto le bottiglie dello shampoo, del bagnoschiuma, del balsamo, che una volta utilizzati poi si buttano. E quel tipo di plastica è una plastica particolarmente dannosa, perché oltre appunto a non biodegradarsi essendo plastica, è anche una plastica rigida, quindi serve ancora più tempo per poterla eliminare. Il prodotto solido non ha questo problema, perché appunto non ha alcun tipo di confezione in plastica. In più in questo caso la carta, come vi dicevo prima, è tutta carta riciclata, e così insomma possiamo riuscire a scegliere un prodotto per la nostra cura personale che non vada ad intaccare il pianeta. Quindi andiamo a vedere questo shampoo com'è. Allora, è al bergamotto ed è per capelli grassi, quindi perfetto. E all'interno è fatto così, raga. Tra l'altro ha un profumo pazzesco, raga, mi piace tantissimo e non vedo l'ora di provarlo. Andiamo avanti. La seconda cosa che pesco è ok, questo mi interessa. È un detergente viso, e io non ho mai provato un detergente viso solido, quindi questa cosa mi interessa particolarmente. È per pelli normali e impure ed è al carbone vegetale e caffè verde. Bene, perché almeno potrò provare anche qualcosa di nuovo. No raga, i profumi sono veramente pazzeschi, mi piacciono tantissimo, mi sanno proprio di fiera etnica, vi giuro, è proprio il profumo che sentite nelle fiere etniche. Adoro, buonissimo, non vedo l'ora di provarlo questo. Poi l'altra cosa che pesco è un altro shampoo solido, bene, all'avena e fico d'India. In questo caso è per tutti i tipi di capelli. Io, come già sto facendo da un po', utilizzo lo shampoo per capelli grassi sulla cute e lo shampoo per capelli normali, per tutti i tipi di capelli, sulle lunghezze, avendo appunto io una cute molto grassa ma le lunghezze rovinate dalle varie decolorazioni, quindi sono contenta di averne trovati due. Vediamo anche questo com'è all'interno. Questo qui è bianco e buonissimo, buonissimo anche questo profumo. Adoro. Andiamo avanti e troviamo un sapone solido, al vino rosso, wow. E questo è per pelli normali e impure. Allora, essendoci scritto per pelli impure normali, penso si possa utilizzare quindi anche per il corpo e per il viso, non solo per le mani. E questa cosa mi piace molto, però io sono veramente curiosa di sentire il profumo a questo punto, perché essendo al vino rosso, sentiamo. Oddio, mi ricorda tipo in realtà i lamponi, non so perché, more, lamponi, frutti di bosco, buonissimo, buonissimo, però è al vino raga, non ai frutti di bosco, sono fuori di testa io, veramente buonissimo, anche questo mi ispira un sacco. Bene, andiamo avanti e adesso trovo un altro detergente viso, wow, ok, questo per pelli delicate ed è all'argilla rosa e bianca, rosa canina e malva. Andiamo a sentire il profumo anche di questo. Questo è delicatissimo, molto delicato,
buono però, molto molto buono. E ripeto, non ho mai provato i detergenti viso solidi, anzi io, raga, vi dirò una cosa terribile, lo so già che alcuni di voi si triggeranno malissimo, ma io per lavarmi il viso solitamente utilizzo proprio il saponaccio, quello per le mani. Sì, lo so, non si dovrebbe fare, però raga, io faccio sempre così. Per ora ho dei detergenti, quindi utilizzerò i detergenti, promesso, promesso. Andiamo avanti perché non è finita qui e abbiamo questa bella scatola che contiene, sì, i dischetti struccanti riutilizzabili al bambù e cotone. Anche questo prodotto lo conosco già e raga, secondo me c'è proprio, è la svolta. Io da quando ho provato i dischetti riutilizzabili e lavabili, mai più dischetti di cotone, anche perché i dischetti di cotone, anche se sono fatti di cotone e non di plastica, sono comunque una cosa che inquinano un sacco, perché appunto sono usa e getta. Tutto ciò che è concepito nella concezione di usa e getta, raga, è dannoso per il pianeta, indipendentemente dal materiale. Quindi sì, i dischetti di cotone sono tra le cose che inquinano di più, e passare a una soluzione così riutilizzabile e lavabile, a parte che fa molto bene al pianeta, ma veramente è tutt'altra cosa. Cioè io proprio mi trovo benissimo ad utilizzarli. Ora io andrò a provare anche questi, logicamente, e vedremo come mi trovo anche con questi in particolare. In teoria dovrebbero essercene di due tipi, vediamo. Sì, esatto, ce ne sono di due tipi, questi con il bordino verde e questi con il bordino grigio, dove questi verdi sono fatti al 100% di cotone, mentre questi grigi sono fatti all'80% di bambù e al 20% di cotone. Tra l'altro il bambù che viene utilizzato da loro è un bambù certificato FSC, e questo vuol dire che proviene da foreste certificate, dove appunto la produzione dei bambù viene fatta nel rispetto dell'ambiente e dei lavoratori, ed è un'ottima cosa. Vi viene dato anche questo sacchettino perché poi quando voi avete finito di utilizzarli, o li lavate a mano, perché si possono tranquillamente lavare a mano, oppure li mettete nel sacchettino e li mettete in lavatrice. Io solitamente li lavo in lavatrice e si sono sempre puliti proprio alla grande. Ho notato che sono fatti diversi da quelli che ho, quindi a maggior ragione sono curiosa di provarli, e poi insomma vi farò sapere. Andiamo avanti perché ci sono ancora delle cose. E abbiamo... No, ok raga, questa cosa... No, sono contentissima. Questa cosa me la dovevo prendere, sono troppo contenta. Wow, di cosa sto parlando? Sto parlando del rasoio. Allora, un'altra delle cose che inquina veramente tantissimo il pianeta, raga, sono i rasoi. I rasoi usa e getta, perché appunto li utilizziamo per quelle 2-3 volte, poi li buttiamo, e quelli sono fatti di plastica, il corpo intendo ovviamente, e quindi sono veramente super super dannosi per il pianeta. E proprio per questo motivo era da un po' di tempo che stavo pensando di passare a un rasoio non un usa e getta, dove semplicemente verranno poi intercambiate le lame. Qui vedo che me ne hanno malato uno, quindi sono contentissima. Andiamo subito a vederlo. Allora, lo troviamo nel nostro sacchettino con il loro logo di Tukiki. Wow, raga, è rose gold. Bellissimo, bellissimo. Quindi abbiamo questo rasoio, e all'interno di questo sacchettino, che è fatto al 100% di cotone, troviamo la scatolina con le lamette. Quindi io veramente sono super contenta di questo, perché veramente è una svolta importante. Non so di cosa sia fatto, insomma, alluminio, metallo, non so dirvi il materiale. Comunque appunto è uno di quei rasoi che potete utilizzare per sempre, e l'unica cosa che andrete a cambiare logicamente sono le lamette. Quindi super super contenta di questa cosa. Arriviamo adesso all'ultimo prodotto. Raga, erano veramente tantissime cose, grazie mille Tukiki. Che è lo spazzolino in bambù. Anche questo è un prodotto che già conosco, perché utilizzo gli spazzolini in bambù già da un po' di tempo. Andiamo a vedere come è fatto. Oh, che carino! Ok, è diverso da quello che ho io, è molto più leggero. Mi piace il dettaglio alla fine, così nero con il simbolo di Tukiki, la scritta Tukiki. E sono veramente curiosa di vedere se trovo una differenza tra questo e quello che io sto già utilizzando. Molto 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 bene. Cosa succederà ora? Succederà che io proverò questi prodotti, tutti logicamente, e vi dirò cosa ne penso. Quindi se mi sono trovata bene, se c'è qualcosa che invece mi lascia perplessa, per darvi insomma una mia recensione personale. La mia recensione personale la vedrete sempre all'interno di questo video, non vi farò aspettare. E tra l'altro vi consiglio di rimanere fino alla fine, perché ci sarà anche un codice sconto per voi. Quindi io intanto ringrazio tantissimo Tukiki, e noi ci aggiorniamo tra qualche secondo, direi. A tra poco! E rieccomi qui raghi, sono la salamander di qualche giorno dopo, con un ventilatore acceso perché raga sto crepando, spero non si senta. Comunque, come vi dissi, ho provato tutti i prodotti che mi hanno mandato i ragazzi di Tukiki. È pronto il pane?
E esattamente come mi aspettavo, non sono rimasta per niente delusa, anzi raga, i prodotti sono uno più buono dell'altro. Vi dirò un po' di impressioni. Partiamo dai detergenti viso, che erano la cosa che mi incuriosiva più provare, perché appunto non li avevo mai provati, e sono veramente ottimi, più che altro perché io raga li utilizzo proprio come struccanti. Quindi con la faccia tutta bella truccata io mi passo questi detergenti inumiditi con l'acqua e raga, cioè il trucco mi si leva in mezzo secondo, quindi questi veramente ottimi. Per quanto riguarda invece gli shampoo solidi, non sono rimasta per niente delusa, ma diciamo che un po' lo sapevo, cioè me lo aspettavo, perché appunto utilizzando già shampoo solidi sapevo insomma cosa aspettarmi. Sono ottimi. L'unica cosa che vi consiglio è di seguire le indicazioni scritte sulla scatola per l'applicazione, perché cosa faccio? Io solitamente prendo il mio sapone solido, lo inumidisco sotto l'acqua e me lo passo direttamente sui capelli, sulla cute, strofinandolo come se fosse una saponetta per intenderci. Invece avevo notato che sulle istruzioni scritte sulla scatola c'era scritto di inumidire lo shampoo sotto l'acqua, sfregarlo tra le mani e una volta fatta la schiuma di passarla poi tra i capelli. Ecco, io vi consiglio appunto di fare così, perché se utilizzate il mio metodo di passare direttamente lo shampoo sui capelli, proprio la saponetta di shampoo, chiamiamola così, vi tira un po' i capelli, rischiate di farvi un po' male, probabilmente per come è fatta proprio la saponetta in sé. Io la chiamo saponetta per intenderci, non è un sapone, è uno shampoo. Ha questa consistenza che va a fare un po' di attrito sui capelli, anche se inumidita, e quindi ve li tira. Ecco, quindi io vi consiglio di utilizzare il metodo scritto qua. Per il resto, ottimi, e come ogni volta, raga, i miei capelli rimangono puliti tipo per sempre. Io quando utilizzo questi shampoo i miei capelli rimangono puliti tantissimo tempo. Se con uno shampoo liquido devo lavarli ogni 2-3 giorni, con lo shampoo solido devo lavarli tipo una volta a settimana, massimo due. Quindi ecco, è proprio un altro mondo, raga, un altro mondo. Poi i dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili, anche questi li conoscevo già, però vi avevo detto che erano fatti in modo diverso rispetto a quelli che avevo già io, quindi li ho provati, però anche su questo nulla da dire, raga, funzionano da dio, e anche in questo caso mille volte meglio dei dischetti, insomma, quelli di cotone usa e getta a cui siamo abituati, quindi anche questi straconsigliati. Per quanto riguarda invece lo spazzolino, sì, è molto diverso da quello che avevo, perché vi avevo detto che avevo visto proprio già così che mi sembrava molto diverso, e secondo me forse è più adatto a chi passa per la prima volta uno spazzolino in bambù. Perché? Perché è molto leggero, è molto delicato, le setole sono molto morbide, e anche proprio lo spazzolino in sé, il corpo dello spazzolino è molto morbido al tatto, mentre quello che utilizzavo io era tutto molto rigido e spigoloso, quindi magari ci voleva un po' più tempo per abituarsi. Questo invece è proprio bello, delicato, morbido, quindi ottimo. Rasoio, allora raga, non so perché quando l'ho provato ho avuto un momento di panico, ho detto oddio, e se l'ho montato sbagliato, adesso mi apro un'ascella, e invece per fortuna è andato tutto bene. Mi ci trovo da dio, nulla da invidiare ai nostri soliti rasoi usa e getta, quindi assolutamente questo è un passo che consiglio a tutti di fare. Io non tornerò più indietro, sono contentissima di avere lui. Arriviamo adesso all'ultimo prodotto, l'ho lasciato per ultimo perché raga è ufficialmente il mio preferito, e si tratta del sapone solido al vino rosso. Io non pensavo che sarebbe stato il mio preferito, perché alla fine si tratta di sapone solido, diciamo nulla che non avessimo già visto prima, invece no, mi ha stupito tantissimo, a parte il profumo che come già avevamo visto è spettacolare, ma poi ha qualcosa, dei granellini all'interno duri che ti fanno un effetto scrub se passate la saponetta direttamente sul corpo, che è fantastico, cioè raga, uno scrub fantastico, quindi è diventato veramente il mio prodotto preferito, lui vince su tutti, e infatti ho come la sensazione che questo finirà prima degli altri perché ne abuserò proprio, ve lo dico. Bene, quindi queste erano le mie impressioni, sono super contenta di aver ricevuto questi prodotti e di esserne così soddisfatta, perché non mi ha deluso nulla. Io non solo ve li consiglio tantissimo, ma vi dico anche, come vi avevo anticipato, che ho un codice sconto per voi. Infatti Tukiki mi ha dato un codice sconto per i miei follower, che è Strega Salamander, quindi se utilizzate il codice Strega Salamander avrete uno sconto sul vostro ordine senza nessuna spesa minima. A questo punto del video scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, ce l'ho, hashtag basta plastica, dai che ce la possiamo fare, un piccolo cambiamento ognuno di noi e ce la faremo, quindi hashtag basta plastica, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io in descrizione vi lascio il sito di Tukiki insieme al codice sconto, il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!